Locarno San Antonio, voi sapete che è un paese che effettivamente non c'è lavoro. Stiamo tutto quanto sacrificati. Si fa molta discussione sugli elenchi anagrafici, quindi sei. Ogni lavoratrice fa i propri sacrifici. Andare a lavorare a 80 km lontano da Rocchetta San Antonio, partendo la mattina alle 5 e ritornando la sera alle ore alle 5 la sera, ovviamente alle ore 18, alle 6 la sera, si riesce. Un sotto salario di 6.000 al giorno, in media, 6.000 lire al giorno, in media. Io dico questa qui e penso che sarà il momento, il 1977, il momento di finire questa cosa qui, di finire e di vedere un pochettino cosa ce ne abbiamo a fare per il sviluppo di Rocchetta e della provincia di Foggia, perché si possa lavorare nella provincia di Foggia, che si possa la trasformazione della terra, si potesse il barbabietro, il pomodoro e altri generi, tutti i lavoratrici possono andare a lavorare a 40-30 km lontano e si poteva trarre una vita discretamente in terra. Mica affidamento perché dici sempre sotto a melfo, scarpicciare l'altro, questo non ci piace, ormai noi teniamo una via e amaci per questa via, non amaci mica per via l'altro, per quando noi potremmo dire la via nostra. Questa è una cosa giusta, caro Luciano, e sia quando ci ha metà, quando ci ha metà, né pigliamo soldi, né pigliamo questo, né pigliamo l'altro, perché ma ci fa dire che mi fa, e tu lo sai benissimo, caro Luciano, non è che non lo sai, e poi ma ci pur di Luciano naturalmente, perché non potremmo avere i nostri diritti. Non è una cosa giusta effettivamente. Io per me non la vedo giusta, perché io sono 25 anni che sa che andasse in Cristo, lei che ne aggravo, gente sempre questo. O se vai o si vede sempre, è sempre una canzone. Vengono una compagna in giro una cosa, viene una compagna in giro un'altra, viene un'altra in giro, vengono sempre padana, sta padana. Allora ti. Questa non è una cosa giusta, vero? Sì, no, più lasciamo venendo. Un nostro sindacalista venendo da Foggia ci parla di dedicazione, ci parla di questo e ci parla di quest'altro, però fino a oggi si è parlato da tanti anni fa, non solo oggi, si parla sempre, ma ci vuole un po' di concretezza anche da noi stessi. Comunque pure noi dobbiamo essere compatti assieme a voi, noi non vi lasciamo mai. Siamo sempre a combattere con voi, però non si vede mai niente, qua c'è sempre la disoccupazione. Tra gli uomini, le donne. La donna non va a lavorare, gli uomini nel tempo, qual è la concretezza dei nostri sindacati? Ci vuole anche un po' di spinta vostra, noi vi diamo tutto, però ci vuole la spinta vostra, che voi ci portate avanti di tutte le maniere. Andiamo a questo benedetto sindacato, però il sindacato, noi lottiamo, stiamo vicino a voi. E qua c'è un problema delle donne, degli uomini, dei giovani, che i giovani stanno disoccupati anche in Rocchetta, che un giovane ha 18 anni e il provvedimento non se ne prende dai sindacati. I giovani sono usciti a cominciare l'Africa, arrivano alla sala a scelta se ne sono venuti. Scusa, se vi ha aperto due figli. Se fate parlare. Se un giovane ha 18 anni, il padre e la madre, o disgraziatamente non ha voluto capire di scuola, vuole andare a lavorare, dove deve andare a lavorare? A che parte si deve rivolgere? Al sindacato. Sindacato che fa? Non ce l'ho. Però noi siamo con voi, noi siamo sempre con voi. E qua è un problema fondamentale questa cosa qua. Caro compagno, questa è la cosa più principale, dalle donne, dagli uomini. Se stanno i padri di famiglia disoccupati, i giovani disoccupati, le donne disoccupate, e lo sviluppo del mezzogiorno, dov'è? Non si sviluppa niente. Sono 10 anni, sono 30 anni, 40 anni che si sviluppa sempre. Dov'è che si sviluppa? E avendo una famiglia, e va a lavorare solo il padre, la madre vuole e accompagna per quello sto dicendo. No, è l'unico posto, anzi non, è si, l'unico può posto. Non si può andare più. Non ci può andare più, sì, ma non perché non c'è nemmeno paga da bene. Gli agrari, noi ci abbiamo i padroni in Rocchetta, perché Sant'Antonio. Perché non si prende provvedimento anche in Rocchetta Sant'Antonio con questi padroni, con l'assunzione 300, 400, 100 ettari, 150 ettari? Dottori, si accattano a terra, mettono un motore, lo fanno fare 10 giornate, questo qua,
avanti, è finito. Stato buono e buon viaggio. E perché dobbiamo andare più sotto l'azienda di Messa, noi di Potenza, per meglio dire? Ma anche noi. Noi solo che là abbiamo la speranza. Ma io sto dicendo pure questo, che trovo. Che in quanto ci si potrebbe lavorare anche a Rocchetta. Si potrebbe lavorare a Rocchetta. Invece parliamo la tessera. Che poi a Rocchetta sono chiacchiere. Perché questo sono problemi fondamentali che si devono parlare. Sono chiacchiere, non ci so fare. Cara compagna, qua è una cosa, un problema assicurativo. Che si dice che si deve fare il congresso per le zone montane. Sì, ma vediamo fino ad adesso, vediamo l'ultima risoluzione qua che si farà nel congresso, che si terrà, però c'è un problema assicurativo qua. Ho finito. Tu dicevi prima, a Rocchetta ci stanno le aziende. Sì. Che magari non presentano il piano culturale, che non dichiarano quelle poche giornate che fanno, quindi ci sta tutto, ci sono dei grossi problemi. Beh, a questo punto noi come sindacato su Rocchetta stiamo andando ora, che ci dobbiamo pure abituare una volta per sempre a capire questo fatto qua, che non è che viene il dirigente da Foggia e viene con la bacchetta magica, viene una sera, fa l'assemblea e risolve i problemi. Che il dirigente da Foggia può pure venire, fa l'assemblea, dire vendere patate, come diceva qualcuno, ma noi non veniamo qua per vendere patate. E questo sia chiaro. Questo sono linguaggi. Quindi, il problema è che a Rocchetta San Antonio, i lavoratori, le donne, che stasera siete tanto agguerrite e parlate, tutto quanto assieme, i giovani disoccupati, a Rocchetta, su Rocchetta, che fanno? Che tipo d'azione, di iniziativa portano avanti nei confronti degli agrari assenteisti, nei confronti degli agrari che non dichiarano il piano culturale, nei confronti degli agrari che non dichiarano i giornali? Che tipo di iniziative di lotta facciamo contro quegli agrari? Qui su Rocchetta. È necessario? E io stasera sono contento che l'assemblea sia stata fatta in un locale pubblico. Perché quando parliamo di agricoltura, quando parliamo dello sviluppo dell'agricoltura, quando parliamo di sviluppo agroindustriale, non è che riguarda solamente i braccianti agricoli, ma riguarda tutto il paese di Rocchetta. E quindi riguarda tutta la gente. Quindi è necessario che noi usciamo alla gente, usciamo con proposte concrete, con obiettivi precisi, in cui aggreghiamo le donne, i giovani, i disoccupati, su quelli che sono i problemi. Far capire alla gente che se si risolvono i problemi dell'agricoltura, se si risolvono i problemi della forestazione, della zootecnia, ci sarà il lavoro. Ma se non si risolvono questi problemi, noi, non è che il sindacato deve dare l'occupazione, il sindacato deve dare il lavoro. Il sindacato lo, perché certi finanziamenti arrivino. Ma se non ci sta la spinta... Datela voi l'iniziativa. Non sto dicendo, mi pare che ti avevo detto il tipo di iniziativa da fare su Rocchetta. Iniziamo a fare un censimento di quelle che sono le terre, di quelle che sono le aziende che stanno su Rocchetta, e poi sviluppiamo la lotta in quella direzione, contro quelle aziende. Sperando che sia fatta. Questa è qua la necessità, che ci sia la partecipazione di tutti quanti i lavoratori.